mai possibile che un attaccante soprannominato in patria Cobra perché infallibile davanti la porta in Italia diventi invece un innocuo ramarro? Sì, è possibile, perché l'attaccante in questione si chiama Darko Pančev, il bomber di belle speranze e tante amare delusioni, nacque in Macedonia nel 1965, mosse i primi passi nella squadra della sua città ed esplose nella Stella Rossa di Belgrado, dove militò 4 anni dall'87 al 91. In quegli anni Pančev segnò la bellezza di 84 gol, vinse la Coppa dei Campioni e la Coppa Intercontinentale. Ma non arrivarono solo gioie da condividere col gruppo, per quello che ormai per tutti era lo spietato Cobra che puntava e mordeva le difese avversarie. Pančev vinse la scarpa d'oro e sfiorò la vittoria del pallone d'oro nel 91, piazzandosi secondo. Un simile talento non poteva passare inosservato e dall'Italia qualcuno si innamorò del Cobra. A perdere la testa fu l'Inter dell'allora presidente Pellegrini, che non ci pensò su 2 volte ad acquistare per 14 miliardi di lire il macedone, convinto potesse con la sua stoffa da campione risollevare le sorti del reparto avanzato nerazzurro. Mai previsione si rivelò meno azzeccata. Pančev con l'Inter non esplose mai, lo si era capito già dalla prima sfida casalinga a San Siro tra Inter e Cagliari nella stagione 92-93. Il macedone si divorò un gol in pratica già fatto, attirandosi una pioggia di fischi da parte dei nuovi tifosi. Le gaffe del Cobra continuarono, i gol mangiati a 2 metri dalla porta furono sempre più. In 12 presenze Pančev segnò un solo gol. Il Cobra aveva cambiato pelle ormai ed era diventato un ramarro, come lo ribattezzò la Jalapas Band a mai dire gol. Ceduto per disperazione ai tedeschi dell'Ipsia, Pančev deluse anche lì e fece ritorno nel 94 all'Inter, dove in 7 presenze trovò 2 reti. Conclusasi la parentesi italiana, il ramarro militò ancora al Düsseldorf e al Sion. E pensare che arrivato a Milano Pančev di sé aveva detto: il mio punto di forza è la velocità in aria, quando il pallone arriva dalle mie parti non perdono. Il macedone è ricordato come uno dei bidoni più clamorosi della storia del calcio italiano, forse la più grande delusione in casa Inter.